domina questa vasta zona della Siberia meridionale il lago Baikal. Un lago lungo, molto lungo, più di 600 km, e così profondo, fino a 1700 metri, che contiene da solo il 20% delle risorse di acqua dolce di tutto il nostro pianeta. Intorno al lago valli altrettanto ampie, come quella di Barguzin, una stretta striscia di terra, 20 km di ampiezza massima, in mezzo a centinaia di chilometri di catene di montagne. Non propriamente una terra di esilio. I decabristi, secondo me, si sono piazzati bene in case come queste. I decabristi erano nobili e borghesi russi che nel dicembre del 1825, dicembre, da lì il nome decabristi, avviarono un tentativo di rivoluzione per dare alla Russia una economia liberale, moderna, e disfarsi dell'assolutismo dell'impero. La loro rivolta venne sedata dallo zar Nicola I in persona, i principali organizzatori impiccati, ma circa 600 persone furono esiliate in Siberia, proprio qui sulle rive del lago Baikal. E dato che si trattava di nobili e borghesi, si portarono appresso la cultura e il proprio stile di vita, rappresentato su tutto da queste nobili case. Ma la storia dei decabristi non è che una, e una delle più recenti storie che si sono svolte intorno al lago Baikal. Notizie sull'esistenza di questa immensa mezzaluna d'acqua giunsero a Mosca ancor prima che cominciasse la conquista della Siberia. Ovviamente il centro di interesse è sempre stato il lago Baikal. L'acqua è di una straordinaria trasparenza, tanto che si può spesso vedere giù in profondità anche fino a qualche decina di metri. Insomma, una meraviglia, ed è un concentrato di meraviglie, cui i locali ed i russi in genere sentono di dovere molto. Ne disse Leonid Leonov, famoso scrittore russo: il lago Baikal non è solo un enorme contenitore di acqua dolce, ma è parte della nostra anima. È per questo che noi lo chiamiamo la nostra perla. A metà del lago Baikal, una penisola si estende verso il centro del lago, la penisola Sviatoi. Questo paesino senza nome, sulle rive della penisola Sviatoi, ospita 11 famiglie di pescatori, che vivono qui tutto l'anno, pescando soprattutto l'omul, il pesce più diffuso nel lago, e rivendendolo al mercato di Barguzin. 11 famiglie, 11 case, 11 storie. Storie di pesca, all'antica, senza tanti mezzi, senza tanti fronzoli. I could go and just explore, sail the seven seas. I know that I find nothing more, come back on my knees. If I stay, she goes, if I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. No way I... Una marea di domande in testa, con risposte semplici. Quanto pesce pescano? Tanto quanto serve. Dove lo vendono? Al mercato più vicino. Al mercato del pesce impera l'omul, il pesce più diffuso ed anche il più prelibato, che va cotto, affumicato e sbocconcellato anche durante una passeggiata sulla spiaggia. That's what's good for me. Keep me always guessing. Call me unexpectedly. Like the fire warm inside, blowing from within. Together now we could go far, together traveling.
da un piccolo e anonimo villaggio di pescatori, una barchetta ci porta in gita. Everybody's talking at a door. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Una gita alla russa, ovviamente. Modi russi, in sostanza basati sul semplice approfittare di quanto la natura offre copiosamente da queste parti. Northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Cucinato all'antica. Come tradizione insegna, come praticità comanda. Hey!
Il lago Baikal, si è detto, è una meraviglia della natura, tanto da essere entrato a far parte del patrimonio dell'umanità, secondo l'UNESCO. Tanto è bello il lago, quanto intense le storie di chi ne abita le rive, di chi ne popola le valli. Storie piccole, storie segrete, storie nascoste dentro i recinti, dietro ogni finestra. Separano, le finestre uniscono. Separano il dentro dal fuori, ma permettono di vedere, o almeno di immaginare. Se solo si lascia scorrere la fantasia dietro gli infissi, mescolandosi ai loro colori, scivolando nella trama delle tende, fino a immaginare piccoli atti di vita quotidiana. Frammenti di vita uguali per tutti, eppure di identità diverse. Brandelli di storia, scorci di umanità, poiché nulla è detto di definitivo e una finestra può lasciare intravedere scene che sorprendono, sipario, e che la vita ci stupisca ancora. (Susurra)